Luca, Costanza, noi siamo un po' provate, eh? Ho sentito la storia che abbiamo raccontato dello studio in culla. Scusate, sarà così per tutta la puntata. No, allora... Really? Sì, è un po'... Amore, è un po' innervosito. Allora, facciamo una cosa, perché lo rimettiamo subito dentro, per carità, perché si è innervosito. Sì. Il trasportino. Te lo apro io, aspetta. Sì. Te lo apro io perché Milo si sta innervosendo. Dategli un sedadà! Sedadà! Ecco, per carità. Ecco, per carità, è un problema ovviamente gestito in diretta. Sedadà! Chiediamo a Serena se è riuscita a gestire il problema con il gatto Milo. Certo, Serena dovrebbe essere... L'abbiamo collegata, Serena? Serena! Buonasera! Eccola! Buonasera! Buonasera, Milo! Buonasera, Serena! Lo sai, ti voglio bene, sono molto contenta. Adesso sei una conduttrice di sera. Sì, grazie. Sono pure contenta dei miei affetti stabili, dei miei adorati amori miei, Luca e Paolo. Anche sono se gatto. Ragazzi, la vostra età dovreste sento stare un gatto là sul divano con la testina e la tisana. È vero, amori miei? Gatto, sono il gatto. Gatto. Il gatto. Gatto? Sì. Quale gatto? Perché siete un gatto? Se un gatto, se sentite un gatto, è un problema vostro, non è un problema mio. No. Forse vi riferite a quei quattro gatti che ascoltano i podcast politici di mia? Io sento solo il gatto, non sento quello che dice la mia. Quale gatto? Allora, scusa, non c'è nessun gatto? Scusate l'accia. Deve stare attento al gatto perché è bello arrabbiato, Sii attenta, portore, che quello graffia, Ecco lì. Quale gatto? C'è un gatto in studio? Va bene, grazie, Serena. Grazie, Serena. Magari...